Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Dissidia Final Fantasy, Omnia, questa volta la versione global, perché sono usciti i gemellini. Ovviamente, per quanto riguarda i gemellini, io devo cercare almeno l'LD, giusto per assicurarmi comunque la possibilità di poter fare magari qualche contenuto, di potermi rushare qualche roba, quindi direi che effettivamente ci sta. Abbiamo il free ticket. E oltre al free ticket butterò qualcuna delle mie risorse. Non so effettivamente quanti ticket ho. Quindi vediamo subito. Partiamo dal free. E vediamo quante risorse abbiamo. Giusto per... così, giusto per sapere, giusto per capire. Ah, 300 ticket. Va bene. Allora, buttiamone un paio così, singoli, giusto per vedere, per tastare un attimo il terreno. Vediamo un po' cosa effettivamente si riesce a trovare, no? Facciamone una decina così, giusto per buttarli. Alla fine penso che un 100 ticket posso anche buttarli tranquillamente. Perché poi comunque gli altri saranno sicuramente investiti su Oron. Uno dei personaggi che mi interessa di più per questo mese. E poi piano piano vediamo. Vediamo effettivamente. Oh, 35 dei gemellini. Che vabbè. I gemellini ce li ho praticamente completi in realtà. Se non mi ricordo male, ho 15, 35 maxate. La X a 0 su 3 addirittura. Quindi dovrei effettivamente solo trovare l'LD. È l'unica cosa che effettivamente mi interesserebbe trovare, quindi vabbè. No, non me lo dire che c'ho la cosa, che c'ho l'inventario pieno. Vabbè, facciamo una bella cosa, facciamo un po' di investimento, ho capito. Alla fine va bene, dai, 1000 gemme le butto ora per l'inventario, tanto alla fine ci sta. Anzi, arrivo a 5000 slot, a 500 slot. Veramente non ho la forza di in questo momento di staccare e riattaccare il video. Proprio non ce la faccio, zero. Mamma mia. Ma mi sa che qua il metodo giapponese, mi sa che non funziona benissimo, perché giustamente qui siamo sulla versione global. Devo trovare il metodo globino. Mi sa. Eh sì. Mi sa che devo trovare il metodo globino. Anche perché... infatti, ex di Sabin, che vabbè. Non mi interessa in realtà, però, giustamente. Vediamo, altra orba azzurra. Non vedremo ovviamente orb viola qui, dato che giustamente. Vediamo, magari devo fare solo una volta, no? Mamma mia. Un massacro. Ma proprio, ma neanche una dorata? Cioè, ma a questo punto siamo arrivati? Cioè, neanche una orb dorata? Così? Completamente a caso? Madonna, bruttissimo. Dai, su, orb dorata. Vabbè. Vabbè. Stessa identica cosa, tra l'altro. Allora, facciamo così. Manco l'LD di Sabine, che dici, sai, mi manca alla fine. Ci potrebbe stare. Ma niente. Ecco, vedi, già qua qualche cosina in più. Va bene, dai, continuiamo. Andiamo a 150. Cioè, ma è pazzesco il global comunque con le pull. Soprattutto i ticket. Cioè, proprio qua. Wow.
Cioè, alla fine qua le risorse le spendo perché... Ecco. Lo sapevo che succedeva una cosa del genere. Non lo immaginavo che succedeva una cosa del genere. Giustamente, gemellini che non mi interessano. Volevo soltanto le LED. Ora dobbiamo andare a oltranza perché è uscita la orb incazzata. Ah, LED di Sabin, top. Ci stava l'LED anche dei gemellini. Vabbè. Oh, LED con i ticket, cioè BT con i ticket, carina. Carina. Però, sinceramente, avrei preferito altro. Anche perché ora sono letteralmente, non dico costretto, ma quasi, a cercare l'LED. È proprio un esperimento per la scienza. Vediamo quanti ticket mi fotte la LED. Cioè, già siamo a 150 ticket bruciati. Ex di Papalima. Tra l'altro sto anche accelerando le pullate proprio per una questione di... Perché sono tutte orbe azzurre. Cioè 200 ticket... 200 ticket e ancora niente LED. Tra l'altro neanche orbe dorate. Oh, LED. Bene, 200 ticket mi è costato. Vabbè, dai. Se mi costa così anche Oron, sono fottuto. Letteralmente fottuto. Però dai, gemellini con la BT alla fine forse potrei farli plus, giusto per aumentargli un po' i danni che fanno in rotazione, niente di più, sinceramente parlando. Però diciamo che il pezzo forte che mi interessava era questa. Ho preso anche le LED di Sabin. Direi che 200 ticket, prendere doppia LED e la BT in mezzo, forse mi è andata anche fin troppo bene, ora che ci sto pensando in realtà. Che comunque 200 ticket, anzi 210 per essere precisi, visto che sono a 90, direi che 210 ticket sono buoni, sono un buon prezzo probabilmente per prendere tutto il kit. Vabbè, io già ce l'ho il kit dei gemelli, però comunque sia tutto il kit dei gemelli, tutto il kit di Sabin, direi che come prezzo va benissimo. Detto questo, ragazzi, spero che le vostre pullate siano andate un po' meglio delle mie, anche se non mi posso lamentare. Detto questo, niente, io vi aspetto in live con i prossimi video, vi aspetto in live con i prossimi appuntamenti. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.